Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, finalmente è arrivata la nuova patch 4.2 di Fortnite. Abbiamo visto ragazzi come ha portato con sé il nuovo vampafucile, bellissimo, veramente precisissimo, ma abbiamo già fatto un video a riguardo di come siano stati corretti alcuni bug nella mappa e ragazzi di come siano state inserite delle cose che forse ancora non sapete. Ve lo ricordate ragazzi, dentro il bosco blaterante, quel bunker che è apparso qualche giorno fa e che ha praticamente suscitato l'interesse e la curiosità di tutta la comunità di Fortnite? Beh ragazzi, oggi con il nuovo aggiornamento ci sono delle modifiche importantissime a questo bunker. Ragazzi, credo di essere il primo in Italia, forse uno dei primi al mondo, ad aver scoperto una cosa che ha davvero dell'incredibile. Intanto bellissimo ragazzi, il nuovo deltaplano che mi sono shoppato oggi, proprio oggi nello shop in live, che mi ha finalmente completato il set di Pietro Spasmico, il mio Love Ranger. Stiamo per atterrare ragazzi dentro il boschetto. Andiamo al bunker ragazzi, fiato sospeso e preparatevi a vederne delle belle. C'è da dire che è veramente una cosa bellissima che Epic Games abbia deciso nella stagione numero 4 di rendere la mappa dinamica, quindi di modificare le caratteristiche ad ogni aggiornamento. Ma ragazzi, concentriamoci. Ascoltate con me. Ragazzi, lo sentite? Questo è il suono di sottofondo che si sente quando entriamo in una stanza, quando entriamo in una grotta. Vuol dire ragazzi che sotto quel bunker non c'è una stanza, ma c'è un corridoio. Intanto c'è un tipo che ci sta rincorrendo. Noi, vieni con me, zio. Cosa c'ha? Vieni qua, zio. Vabbè, lasciamo perdere il tipo, ragazzi. La cosa che io volevo farvi vedere è fin qua voi direte: Xyuder, ma porca miseria, ma ci hai già fatto un video sul bunker e tutti hanno detto che c'era una stanza sotto il bunker. Sì, ragazzi, tutti hanno detto che c'era una stanza sotto al bunker, ma nessuno vi sta per far vedere quello che sto per farvi vedere io, perché credo l'abbiano introdotto meno di 2 ore fa. Guardate ragazzi, stiamo correndo verso rapide rischiose, la nuova location che hanno inserito nell'ultimo aggiornamento dove è stata introdotta il pass battaglia numero 4. E ragazzi, voi direte non c'è niente di strano e io vi dirò, aguzzate le orecchie. Ragazzi, lo stesso identico suono che abbiamo sentito là al boschetto. Questo, ragazzi, secondo me vuol dire che da Bosco Blaterante, per il momento fino a Rapide, c'è un tunnel sotterraneo. Vi posso garantire che questo suono non c'era fino all'aggiornamento di qualche ora fa e secondo me in altri punti della mappa si potrà sentire lo stesso identico suono. Ragazzi, sotto di noi c'è il vuoto, c'è un tunnel. Beh, ragazzi, io credo di essere stato davvero uno dei primi, se non il primo in Italia e uno dei primi al mondo ad aver scoperto questa cosa. Adesso tocca a voi ragazzi, un bel like se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale e condividetelo con i vostri amici su tutti i vostri social. Vi ricordo ragazzi che per tutte le news su Fortnite e su Fortnite Mobile basta solo attivare la campanella.
Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e vi ricordo che noi ci vediamo in live. Ciao!